faccio altro che ribadire il mio applauso a questo gruppo e il mio applauso a questa tifoseria che oggi credo che, spero almeno, che sia orgogliosa di nuovo di fare il torno. Tu hai parlato molto, però forse non hai detto l'unica cosa che immagino la gente che era qua e quella che a casa può sentire dire, che forse non ha ancora sentito dire chiaramente. Cioè, tu oggi puoi dire resto al Toro al 100% al di là del contratto che hai ancora un anno, oppure c'è ancora bisogno di vedere Cairo questi giorni? No, riceviamo l'appuntamento giovedì con Cairo e parleremo di tante cose. Ecco, tu oggi non puoi dire io sono qua a metà luglio a Galera del Toro al 100%. Io credo che non lo puoi dire neanche tu. No, ma anche domani, stasera mentre vado a casa, toccando. No, però abbiamo iniziato come veggente e finiamo anche. Qui non vorrei male. Goffo, guardate, sono anche bagnato, aspetta. Però voglio dire, la vedo dura, cioè. Io. Comunque tu non lo puoi dire, no? Quindi la cosa, ripeto, la cosa bizzarra è che si continua a parlare del mio contratto, no? Del contratto, del rinnovo, cioè. Io non ho mai chiesto nessun rinnovo, non ho mai chiesto nessun prolungamento e si continua a parlare. E no. Non riesco a. No. Ti spiego. Sì, quindi io ho un contratto e quindi è evidente che io l'anno prossimo allenerò Toro. Poi, come tutte le cose, ripeto, ho un incontro giovedì col presidente perché c'è da chiarire un po' di situazioni e quindi questo è. No, ma non era del corso del prolungamento, era proprio, siccome tu hai detto adesso che potrebbe anche essere ripetibile, quindi è quello che tu vuoi evitare. No, cioè, ripetibile per una stagione con un po' più di garanzia. È ripetibile perché se tu pensi che a ottobre, se io vado a prendere, lo dico senza polemica, perché io credo che ormai si sia notato che in questi ultimi mesi sono diventato zen, sto facendo questo corso che fisso il muro e non reagisco, quindi sono molto zen, che a settembre-ottobre la parola più bella era fallimento, catastrofe, no? Io ho gli articoli nello spogliatoio, quindi vi porto. Si diceva che il Toro giocava male. No, si diceva, zero in tutto, squadra, gioco, giocatori, classifica, fallimento. Adesso non ci credi, vi porto via. Ma non lo dico polemicamente, per dirti che siamo passati attraverso questo, no? E quindi irripetibile che cosa? Che da dicembre noi siamo dopo l'evento sulla squadra che ha fatto il maggior numero di punti, tenendo presente che abbiamo perso per motivi vari Nocerino, Ruben Perez, Larrondo, Sanchez Mino, Masiello, Barreto, ne dimentico uno, sicuro. Quindi abbiamo perso 7 giocatori, di cui 5 nella lista Europa League, perché Barreto era in Europa League, Masiello era in Europa League, Larrondo era in Europa League, Sanchez Mino era in Europa League e Nocerino era in Europa League. Abbiamo perso 5 giocatori di una rosa che non potevi attingere niente e noi siamo usciti immeritatamente contro Mozzini, credo di poter dire, perché potevamo farcela. Abbiamo fatto partite importanti, ma anche insomma, Mesma, anche Bruce e anche tanti altri. E quindi ecco perché è irripetibile in questo senso, non perché non ci sarò io, perché ci sarà qualche altro, irripetibile perché con una rosa che si è andata purtroppo per motivi, non certo colpa della società, ma per motivi di sopravvivenza, è andata a dimezzarsi quasi, vuol dire che io credo che sia stato qualche cosa di non irripetibile, forse anche di più di irripetibile. Ecco perché ho detto che sono orgoglioso, ecco perché mi sono permesso di dire alla città di Torino venite stasera a gratificare questo gruppo. Non l'ho fatto l'anno scorso, non l'ho fatto 2 anni fa e non l'ho fatto neanche il giorno della promozione in Serie A. L'ho fatto questa volta perché io so che cosa ha dato questo gruppo. Hanno giocato, hanno dato di più di quello che in realtà potevano dare. Poi è chiaro, come in tutte le cose del calcio, si può fare sempre di più e sempre meglio, questo è abbastanza evidente. Noi abbiamo sbagliato 1 o 2 partite per colpa assolutamente nostra, quindi ci assumiamo le responsabilità di quello che ci manca. Però è un dato di fatto che, nonostante tutto questo, probabilmente la Sampdoria avrebbe vinto stasera se non avessimo avuto i 2 punti di Palermo.
ma non sappiamo. Noi due punti di Palermo li dovevamo avere, perché quindi oggi sarebbe in Europa e quindi non sarebbe un risultato irripetibile, ma qualcosa di storico, secondo me, visto il contesto in cui è avvenuto. In questo senso, dicevo. L'anno scorso è stata smontata la coppia d'attacco, Cerci Immobile, che ha fatto la differenza. Quest'anno c'è il rischio che venga smontata la difesa. Crede in un miracolo di poter reinventare anche in questo caso di nuovo dei difensori all'altezza, o è preoccupato? Ma questo fa parte di tutto, poi parleremo anche, no, giovedì, anche di tutto questo. Cioè, io credo che, vedete, se Cairo ha la voglia di... Cairo ha delle ambizioni, ed è giusto che le abbia, ha voglia di fare ogni anno sempre meglio. Però per fare sempre meglio ci vogliono i giocatori. Però i giocatori, io posso garantire, questo mi sento di dirlo, posso garantire a nome di Cairo, che Cairo non avrebbe venduto né Cerci né Immobile. È stato, tra virgolette, costretto, uno perché gli è capitata un'occasione ripetibile, che ci è Immobile, e uno perché assolutamente voleva andare a giocare al Champions, e quindi non è stato possibile trattenerli. Quindi oggi io sono convinto che Cairo, ma mi sembra che l'abbia detto anche pubblicamente, ha detto che se dipendesse da lui li tiene tutti. Il problema di fondo è che se viene una squadra di serie B inglese a chiedere Darmia, io credo che Darmia rimane, ma se viene, adesso io ho letto quello che viene scritto, non so mai se è vero o non è vero, cioè se viene il Barcellona la vedo dura che possa rimanere, quindi non è che Cairo lo può vendere al Barcellona, perché probabilmente il giocatore, chiunque so sia, adesso stiamo parlando per ipotesi, ma per spiegare che il mercato non è fatto solo dalla volontà del singolo, ma è fatto anche da quello che il mercato ti propone, quindi diventa obiettivamente difficile dirlo adesso. Credo di aver detto tutto. Non ci credi? Beh, dalla faccia ai faccia. Cioè, senti, invece la fortuna che non siamo in telecamera, perché sennò era da fare la domanda, perché non ci credi? Come strategia generale avete parlato, comunque la tua idea qual è sul fatto di magari del rientro di questi 4-5 eventuali ragazzi cresciuti qui che stanno giocando bene, cioè possono veramente, pensi che possono venire utili, che quindi siano pronti per, o no? Voi sapete che quest'anno c'è la regola dei 25, ma che il primo anno c'è ancora la possibilità di soprassedere. Io credo, parlo di una mia riflessione, che è quella dei vari Barreca, Aram, Parigini, stiamo parlando di questi. Credo che abbiano una grande occasione quella di poter fare un altro anno di esperienza se ce la fanno, perché quest'anno se ne può ancora, tra virgolette, fare a meno, l'anno prossimo credo che non se ne possa fare assolutamente a meno, perché l'anno prossimo è insindacabile il fatto che devono venire 5 dal settore giovanile, quindi è evidente che avere un giocatore che ha fatto 30 partite da titolare in una squadra che tira magari a vincere la Serie D, è evidente che l'anno prossimo c'è un giocatore molto più pronto che non quello attuale. Prendere adesso un giocatore per venire a fare rosa e giocare magari poche partite, visto le ambizioni che giustamente la storia del Torino pretende da una squadra che è cresciuta in questi 4 anni, è evidente che rischi di penalizzarlo, mentre invece